Oggi siamo insieme a Mario Martina, professore ordinario della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia e director di Red SPA, per parlare delle sfide e delle azioni concrete che i player finanziari sono chiamati a porre in essere in risposta ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e alle relative richieste del regolatore. Benvenuto, Mario. Ciao a tutti. Mario, i rischi derivanti dal cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti ed è ormai da tempo che CRIF e Red Risk lavorano insieme per interpretare e trasformare in soluzioni concrete le crescenti richieste del regolatore rispetto all'introduzione di strumenti per la valutazione dei rischi fisici e di transizione a cui sono esposti i player finanziari in prima persona come istituto, ma anche a cui sono esposte le proprie controparti. In particolare, per la valutazione del rischio fisico, quali sono le sfide che devono fronteggiare gli intermediari oggi? Principalmente vedo tre sfide: una nuova terminologia, quella dei rischi fisici e di transizione, nuovi dati, ad esempio quelli climatici, e poi nuove metodologie che non sono più quelle strettamente del mondo economico-finanziario. Per questo gli intermediari hanno bisogno di strumenti che possano rispondere a tre necessità: quelle di poter integrare le stime con le stime di rischio tradizionale, quello di poter tradurre i risultati in un linguaggio comprensibile per le banche e infine quello di poter adottare strumenti e team che siano multidisciplinari e versatili. E una delle soluzioni che CRIF e Red propongono per rispondere a queste sfide è la Climate Risk Analytics Suite, recentemente premiata da BIS e Banca d'Italia in occasione del concorso internazionale G20 Tech Sprint per la parte relativa al rischio fisico. Ci puoi parlare di più della Climate Risk Analytics Suite? Sì, CRAS è una suite, proprio nel termine letterale è un insieme, una piattaforma di funzioni e cose disponibili. Mette a disposizione e rende accessibili intanto quei dati provenienti da diverse fonti e di diverso tipo, sia fisico che catastale, che territoriale, che geografico. E poi rendere disponibili le stime di rischio fisico collegato a eventi climatici come alluvione, precipitazioni intense, neve, grandine, trombe d'aria, frane. Tutto questo in un approccio multidisciplinare bottom-up, significa che la stima è fatta prima sulla singola azienda e poi portata e aggregata fino al portafoglio. In una singola azienda le stime vengono fatte sia in forma di danni diretti, quindi agli asset come fabbricati, macchinari e merci, sia in termini di danni indiretti, ovvero interruzione dell'attività, business interruption, e quindi riduzione del fatturato e riduzione del profitto. Tutto questo produce un impatto sul bilancio e quindi da questa stima del bilancio è possibile integrare l'informazione di questa piattaforma con non solo i rischi fisici, ma anche i rischi di transizione per un'azienda. Hai descritto un prodotto quindi capace di fornire un ampio spettro di indicatori relativi non solo al rischio fisico, ma anche al rischio di transizione. Per concludere, quindi, quali attività abilitano questi indicatori della suite per gli intermediari finanziari? Sì, allora, questi indicatori abilitano a poter integrare le nuove stime, le nuove sfide che citavamo con quelle tradizionali, con quelle a cui siamo più abituati, ad esempio quelli del Risk Appetite Framework o quello del modello dei parametri dei rischi della BCE e della Banca d'Italia. Ad esempio, il bilancio stressato dagli eventi climatici che prima citavo potrebbe essere utilizzato per poter fare un modello di probability default dell'azienda. O i collateral stressati, il valore del collateral stressato potrebbe abilitarmi a poter fare delle stime da modelli di LGD. Mario, ti ringraziamo molto per le risposte interessanti e per la collaborazione fruttifera, come testimoniato dal premio G20 Tech Sprint. Il prodotto che abbiamo sviluppato assieme si inserisce molto bene nell'offerta CRIF, volta ad accompagnare in maniera digitale e completamente automatizzata gli intermediari e le loro controparti nel processo di transizione. Grazie mille. Grazie a voi.